Questa settimana particolarmente significativa, come tutti sapete, perché domenica ci sarà questo derby con il Terracina, quindi una partita molto attesa sia da parte della società che ovviamente crediamo da parte della tifoseria. Con noi in conferenza stampa quest'oggi c'è mister Melchionna, poi abbiamo Nunziata, il direttore sportivo Mazzara, non so se ci verrà a trovare qualche altro calciatore, poi direi di ricordiamo Mantoan. Natalino Mantoana, io direi di cominciare adesso da mister Melchionna, se avete, cominciamo a fare delle domande. Allora, settimana passata, come stai preparando mister questa partita col Terracina? Ma sto parlando più sotto l'aspetto psicologico, anche perché i ragazzi che noi hanno fatto una buona gara, sicuramente ingenui su alcune situazioni di gioco, per il primo subito, per il secondo addirittura a tempo scaduto. Magari un po' più di attenzione, un po' di concentrazione, un po' più di esperienza, soprattutto all'ultimo, potevamo anche gestire meglio per portare a casa del punto. Però sotto l'aspetto tecnico-tattico non c'è da riprovare niente a questi ragazzi, perché stanno interpretando bene la domenica quello che prepariamo durante la settimana. L'Artena è squadra da vertice oppure da medio alta classifica? No, la Terra è una squadra da medio classifica, non penso neanche da medio alta, anche perché penso che una squadra che fuori casa avrà qualche problema in più, perché in casa magari sfrutta bene le caratteristiche dell'attaccante Morelli con le spizzicate o comunque con i cross al fondo, che sono un campo abbastanza stretto e riescono ad andare in ambienza e mettere questa palla per su di lui. Penso che fuori casa campi un po' più grandi dove penso che là avranno un po' più di difficoltà, però è una buona squadra perché è formata anche da 4-5 elementi esperti comunque che sanno interpretare bene la partita. Perché Gaeta gioca bene in trasferta e ha qualche difficoltà in casa? Forse perché deve costruire il gioco, invece in trasferta può coprire e ripartire? No, ma non dipende, no, dipende dall'atteggiamento dell'avversario. È ovvio che chi viene qua a Gaeta ha un atteggiamento un po' più difensivo, ci aspetta nella propria metà campo e poi cerca di sfruttare le ripartenze degli spazi che noi evidentemente dobbiamo concedere facendo la partita. Fuori casa la situazione è un po' diversa perché trovi anche squadre che giocano in casa cercano di fare la partita e quindi la partita è giocata su aspetti diversi. È ovvio che fuori casa troviamo più spazi, come i giocatori rapidi che abbiamo facciamo male. Dipende molto dall'avversario, il nostro atteggiamento è sempre uguale. A livello di organico ho problemi di formazione oppure è tutto al completo? No, manca sempre il Bosco, perché sapete che è infortunio di domenica, quindi adesso sono tutti arruolabili. Forse come non mai questa settimana voglio tenere un po' tutto sulla corda, facendo trapelare niente quello che saranno gli 11 che scenderanno in campo, ma anche i miei ragazzi, perché voglio gli attenti più concentrati fino all'ultimo. E la formazione anche loro ha sembrato mezz'ora prima dell'inizio. A livello di partita, questa col Terracina, che partita sarà per lei con tutti, molti ex in campo? Ma il Terracina è una squadra sicuramente costruita per fare un campione di vertice. Ultimamente sicuramente ha avuto una frenata con 3 pareggi consecutivi, però non possiamo vedere che nell'organico c'è giocatori di spessore come Margiullo, Vitale, Neri, Lacava, insomma gente importante anche dietro, quindi una squadra sicuramente che prima o dopo uscirà fuori, ha un mix importante, forse peccano un po' in qualche giovane, però penso che nella struttura dei grandi è una squadra importante. Questa squadra si può battere oppure comunque da rispettare, nel senso provare a limitarla? No, noi avremo rispetto sicuramente una squadra importante come per il Terracina, ma tutti i risultati dipendono molto dal nostro atteggiamento. Se scendiamo in campo con un atteggiamento importante per quello che noi sappiamo fare, penso che possiamo vincere con tutti. Però nello stesso tempo siamo una squadra che possiamo perdere con tutti, perché è il nostro classico tipo di atteggiamento che ci porta a questo. Quindi io sono fiducioso perché vedo la squadra settimana per settimana crescere sotto tanti aspetti, quindi incontrare il Terracina in un momento secondo me importante per noi, vogliamo dare continuità al risultato e regalare sicuramente questa
prima vittoria della società nel derby, che ci teniamo tanto sia io sia tutto il gruppo. Che... Ultima domanda, c'è qualche accortezza che sta studiando per questa partita con Terracino, oppure come sempre la squadra giocherà? Diciamo che il nostro aspetto, la nostra filosofia non cambia. Sicuramente stiamo cercando gli accorgimenti per prendere l'avversario nei punti deboli che conosciamo. Per un aspetto, l'interpretazione nostra è sempre quella di cercare di fare la partita, consapevole anche che di fronte abbiamo un po' di avversario. Però giochiamo in casa, dobbiamo imporre subito il nostro gioco e cercando, attraverso anche la qualità dei nostri giocatori, di portare a casa dei punti importanti. Grazie. Se per il mister non ci sono altre domande. Posso? Grazie. Allora, continuiamo la nostra conferenza stampa. Dobbiamo ricordare quelli che sono i prezzi dei biglietti d'ingresso. Allora, 8 euro e 5 euro ridotti per, ovviamente per la tribuna, e poi 5 euro per il settore ospiti. I biglietti sono già in distribuzione, in vendita presso la macelleria Anna di Indipendenza 171 a Gaeta e presso Stanley Bet in piazza Mazzoccolo 15 a Gaeta. Quindi il pubblico, i tifosi che volessero intervenire possono già acquistare i biglietti d'ingresso per lo stadio. E tra poco, intanto ci abbiamo annunziato come primo calciatore in conferenza stampa, dopo un appello particolare per il pubblico, credo che lo voglia rivolgere Antonio Mazzara, direttore sportivo. Allora, annunziata. Allora, Gennaro, due parole sulla partita di Artena. Era una partita che, a quello che ho capito, era vinta, però giustamente è arrivato questo gol regalato, come si vuol dire, al 94esimo. La partita, secondo me, è incommentabile, perché per quello che è successo negli ultimi 10 secondi, è più che una beffa. Purtroppo siamo, come ha detto il mister prima, siamo una squadra che è in grado di fare delle grandi cose, però allo stesso tempo poi può peccare di esperienze, quindi possono cambiare anche queste cose. Sicuramente faremo tesoro di questa situazione e faremo in modo che non cambierà più. È il primo derby che si gioca con Terracina, ha già giocato con i Formi in Coppa Italia. Quindi, secondo te, conosci qualcosa di questo Terracino oppure ne conosci nessuno? Sì, mio compagno di squadra sì, hanno giocato con Formia, io purtroppo non ho avuto il piacere di giocare il derby perché ero infortunato. Ho visto la partita dalla tribuna e ho potuto notare che nonostante fosse una Coppa Italia, quindi non campionato, si respirava un'aria diversa, anche comunque la partita assieme. Da quello che dicono, da quello che ho potuto constatare, il Terracino è formato da giocatori importanti e sarà una partita, penso, molto intensa, molto tirata e che vinca il migliore. Si può approfittare di questo momento di defiance del Terracino che non riesce a vincere da un po' di settimane? Noi, indipendentemente dall'avversario, dobbiamo approfittare sempre, perché comunque non è che noi abbiamo una posizione di classifica che ci permette di respirare o di stare tranquilli, perché noi comunque abbiamo le qualità per fare meglio di quello che abbiamo fatto finora, quindi sicuramente la Cina o Formia o qualche altra squadra nella domenica sarà sempre la stessa cosa. Fisicamente stai a posto? Sì. Quindi fare coppie con Reale? Sto allenando con regolarità, per fortuna questa è la cosa importante, che era quello che mi mancava. Sicuramente man mano che andremo avanti sarò personalmente sempre bene. Come va la tua simbiosi con Reali? Non so se giocherò, se giocherà Reali, se giocherà Vicilia, se giocherà Emma o Zigrillo o adesso mi sfugge l'attacco. Niente, vista la mischiata di parti, quindi ancora non sappiamo, indipendentemente da chi giocherà in attacco, sicuramente domenica mattina farà del suo meglio, quindi che sia io, Vicilia Reali, io e Reali, sicuramente ci sarà un'intesa buona. Daremo il 110% sempre. Grazie.
Allora, prima di passare a Mantovani, io credo che Antonio Mazzara, direttore sportivo, voglia fare approfittare della vostra gentile presenza per rivolgere un appello al pubblico a sostenere la squadra domenica ed a correre in massa. Sì, a parte questo, volevo dire che domenica sarà riaperta la curva Torino 5 Grande, quindi grazie al Presidente che si è presa questa briga di far riaprire la curva e dare fiducia ai nostri tifosi per l'ennesima volta. E niente, come ha detto Roberto, speriamo che ci saranno vicini domenica per il derby, che non sbaglio, da 4-5 anni non si fa con la Terracina, quindi come ho detto prima daremo loro in campo e noi fuori il 110%. Ma una domanda riguarda sempre lo stadio: com'è la situazione del Reginiello? So che comunque a breve scade il temporaneo, insomma, la situazione del Reginiello. Quando, come andrà a finire? Dove si andrà a giocare se non dovesse essere confermata questa cosa? Allora, come andrà a finire purtroppo non so dirtelo, però noi il 28-10 scade la deroga, il 31-10, per noi l'ultima partita ci abbiamo il 28-10 in casa con i cugini del Formia e noi dovremmo andare a giocare le partite, a meno che, scusate il gioco di parole, se ci danno un'altra deroga, le partite che ci dovremmo giocare fuori o a Entri o a Sperlonga. Già ci siamo attivati per giocare queste partite. Ok, grazie. Allora, adesso abbiamo l'opportunità di ascoltare anche Mantovani. Io posso andare? Sì. Allora, grazie Annunziata e grazie al direttore sportivo. Allora, abbiamo Natalino Mantovani, il nostro esterno biancoroso, che domenica ha fatto un altro gol veramente molto bello, è il secondo che realizza in trasferta, l'altro era stato fatto da Mitrede, era stato messo a segno, diciamo, quindi naturalmente sta vivendo un buon momento, è autore di belle prestazioni, chiaramente è un esponente del vivaio biancoroso, è una cosa che ci rende doppiamente felici tutti quanti, ecco. Se volete fare qualche domanda, insomma. Da Gaetano Doc, sei soddisfatto delle tue prestazioni in questa squadra di giovani? Beh, diciamo che il mister penso che abbia fatto un'ottima scelta di under, credendo in tutti i ragazzi di Gaeta e dando fiducia, soprattutto anche la società ha fatto bene a dare fiducia a questi ragazzi. Siccome era tanto tempo che si diceva che a Gaeta dovevano giocare i Gaetani e finalmente ora tutti stanno avendo questa possibilità di mettersi in mostra. Personalmente ora, diciamo, sto vivendo un momento magico così con questi due gol e soddisfatto sì in parte, ma sono più soddisfatto quando la squadra va bene e quando vinciamo soprattutto, e quindi ogni volta bisogna dare sempre il 100% per migliorarsi come in se stesso, ma soprattutto per dare una mano a tutta la squadra a vincere e soprattutto a conseguire l'obiettivo finale della stagione. Certo, domenica è l'occasione per tirare fuori il meglio di te come Gaetano contro il Terracina, che è un derby abbastanza sentito, no? Beh sì, penso che chiunque entrerà in campo darà il massimo, a prescindere che sia io, che sia qualsiasi altro under o qualsiasi altro giocatore, darà sicuramente il massimo, perché il derby è sicuramente una partita speciale, come contro il Terracina oppure contro il Formia, sarà sicuramente una partita dalle mille emozioni che uno deve riuscire a gestire, soprattutto all'interno del giocatore stesso, deve mantenere la tranquillità e giocare come se fosse una partita normale, anche se diciamo al di fuori viene vista come una partita eccezionale. E poi ci sono un po' di ex in campo, alcuni ragazzi, come ad esempio Stefano Di Florio, ci sono degli ex anche grandi, come ad esempio Vitale, Marzullo, però il passato è passato, adesso pensiamo al presente, che siamo noi e daremo il massimo per questa società. Secondo te qual è il modo per battere questo Terracina? Il modo per battere, penso che il Terracina sia una squadra che gioca a pallone, per battere una squadra che gioca a pallone bisogna prima di tutto giocare a pallone noi, ma soprattutto non mollare su nessuna palla ed essere aggressivi al 100% e non farli respirare. Vogliamo fare un appello al pubblico di Gaeta? Sì, invitiamo a sostenerci sempre, sia fuori casa che in casa, e a venire a sostenerci perché abbiamo bisogno di loro. Grazie. Grazie a voi. Grazie.